Ultimo giorno d'inferno. Il traghetto di Caronte e le anime dannate stanno per lasciare Largo Giovanni XXIII. Castel Sant'Angelo da un lato, la cupola di San Pietro dall'altro, lo slargo che costeggia il Lungotevere ha ospitato per una settimana il viaggio di Dante e Virgilio negli inferi scolpiti in alto rilievo dal maestro Benedetto Robazza. I 18 pannelli in marmo resi in alti 2 metri verranno smontati domani e già si sta organizzando il tour espositivo nel mondo. L'opera che rappresenta tutti i personaggi dell'inferno dantesco e le torture che li dilaniano, arriverà al Parlamento di Bruxelles nei prossimi mesi e sarà a Johannesburg per i mondiali di calcio. Ammirato da migliaia di turisti romani in questi giorni, l'opera era stata esposta al pubblico un'unica volta nel 1995 al Palazzo degli Innocenti di Firenze. Trasteverino, classe 1934, il maestro Robazza è noto soprattutto per i busti di personaggi famosi, da Giovanni Paolo II a Ronald Reagan, da Aldo Moro a Sandro Pertini, da Rodolfo Valentino a Frank Sinatra, suo grande amico. Sua è la Sacra Sindone, un basso rilievo in oro e argento del volto di Cristo, la più precisa ricostruzione in forma tridimensionale mai realizzata.